che tu mi spieghi. Ed è lì che posso sperare di far pagare per leggere, cioè di erigere i cosiddetti paywall. Paywall è una parola brutta, in realtà letteralmente significa muro a pagamento, no? Però nasconde un concetto che secondo me è molto importante per noi giornalisti. Ci sono svariati tipi di paywall. Il Times, The Times, ha lanciato fin dall'inizio il cosiddetto hard paywall, cioè un paywall integrale. Vuoi leggere? Paghi. Adesso hanno fatto, ovviamente poi qualcuno, tutti devono cercare delle formule per cercare di indurti a comprare, no? Quindi devono farti vedere che cosa producono. Allora, per esempio, se voi andate sul sito thetimes.co.uk, scoprite che potete sbloccare due contenuti. Così il lettore arriva lì, vede due contenuti e dice, mi piacciono, compro, non mi piacciono, non compro. Loro hanno fatto, ce l'hanno da talmente tanto tempo, ovvero dal 2010, ed hanno fatto una cosa talmente voluta che ti fanno fare anche una sorta di questionario in cui ti chiedono qual è il tuo modo di fruire le notizie, che cosa ti interessa, e poi ti preparano l'offerta personalizzata in modo tale da metterti in condizione di dire guarda, secondo noi questa è l'offerta dedicata a te.